Eccoci qui, allora vediamo probabilmente l'ultimo esempio in merito al esercizio su località, tema del 13 settembre 2013, ok? Questa volta vedete abbiamo i puntatori, ma vedete non è che cambierà più di tanto. Allora vabbè, qua c'è il codice col puntatore, il programma di esegue, il programma di generazione, quindi utilizza un sistema di memoria con paginazione 2K, quindi 12 bit. Scusate, 11 bit e 211, poi pulite di risoluzione LRU, va bene, i int e i puntatori hanno dimensione di 8 byte, d'accordo, il risultato del codice macro rispondente al frammento e programma sono contenuti in una sola pagina, praticamente il testo è identico a quelli degli esercizi precedenti, si compone il fine che la chiamata malloc allochi in memoria secondo una politica first fit, d'accordo. Quindi vuol dire il primo blocco che ha lo spazio sufficiente a incontrare, a contenere, diciamo, il processo, va bene? Pare da una free list un unico intervallo di memoria virtuale di dimensione di 100 MB, con indirizzo iniziale su 64 bit, e qua viene dato l'indirizzo, d'accordo? E quante pagine sono necessarie e complessivamente per i dati allocati con la malloc? Allora, partiamo in ordine, più o meno l'esercizio è sulla falsa riga di quelli degli altri, non è che ci siano grandi differenze. Quindi int, la dimensione di un int, non si capisce assolutamente nulla, ok? La dimensione di un intero è uguale a quella del puntatore, quindi punt, e sono 8 byte. La dimensione della pagina, la riportiamo, 2 kilobyte. Allora, dobbiamo andare a vedere con la malloc quante allocazioni vengono fatte di per sé. Allora, andiamo a vedere, qua abbiamo una struttura, quindi abbiamo un primo intero, quindi 8, un altro puntatore, next 8, quindi questa qua occupa 16 byte, da node, va bene? Vediamo che la malloc, che è questa riga qui, è all'interno di un ciclo che si ripete, fatemi dire, 100.000 volte, quindi diceva 5 volte, ok? E quindi viene allocata la malloc 10 alla 5 volte. Va bene, quindi di per sé abbiamo una dimensione di 10 alla 5 volte per 16 byte, perché il nodo è 16 byte. Va bene, quindi se volete 16, 1, 2, 3, 4, 5 volte. Quindi un numero abbastanza, posso dire, 1.600.000, va bene? 1.600.000. Cosa facciamo poi di questo 1.600.000? Allora, vabbè, di per sé dobbiamo, se vogliamo sapere quante pagine, e dividerlo per la dimensione delle pagine stesse. Quindi prendiamo questo bel valore da mal di testa, d'accordo? Quindi io voglio sapere, abbiamo detto, il numero delle pagine, scriviamo un po', abbiamo, quindi uso memoria, sono questi 1.600.000, diviso dimensione pagina, quindi uno se lo scrive come più gli aggrada, quindi 1.000.000, fatemi mettere gli zeri, io che vengo dal periodo della lira, ecco, i puntini erano più, diciamo, più utilizzati probabilmente, diviso 2048 byte. Allora qua adesso la calcolatrice, vediamo se la trovo, eccola qui, andiamo a vedere cosa esce, tac tac tac. Allora, mi dà 781,25. Quindi il numero di pagine che serve, le approssimiamo, ce ne vogliono, il numero di pagine è 782. D'accordo? Quindi questo qua è abbastanza, non era difficilissimo, ma bisognava un attimino pensarci. Ok? Poi andiamo a vedere la malloc. Meglio l'indirizzo, qua abbiamo questo indirizzo mostruoso su 64 bit, abbiamo visto la pagina sono 2048 byte, quindi dire 2 alla 11, becchiamo gli 11 bit di offset per andare a guardare l'aria che tira, quindi l'offset di 11 bit, adesso non mi ricordo neanche più, l'indirizzo partiva da 6400, quindi sono quindi 400, quindi 0000000, qua ce ne avevo 8, ce ne vogliono ancora 3, abbiamo detto 0 1 2 0 1,
poi qua non ci interessa più. Quindi questo qua peso 10, questo appeso ovviamente appeso 0. Allora, come andiamo a cosa andiamo a fare? A vedere l'allineamento, no? Come sempre 2 alla 10 diviso la dimensione della paglia. Allora, la dimensione 2 alla 10 è un bellissimo 1024 byte. La pagina è 2K, cioè 2048 byte. Otteniamo un 0,5, quindi anche in questo caso non vi è allineamento alla pagina. Quindi non abbiamo 782 pagine, ma quindi numero pagine finale, ma sono 782 più 1, quindi 783. Quindi è abbastanza importante. Facciamo il disegno se volete. Facciamo al meglio anche così, dopo chi guarda, tutto contento. Allora, questa è la mia prima pagina. Questa è l'indirizzo, non mi ricordo, lo finiva con 400, insomma, non ricordo. E qua vedete le altre 782. Quindi tutta questa roba qua è tutto spazio. Questo usato, una pagina, una pagina, due pagine. Ok, qua no, come sempre no. D'accordo? Quindi 783 pagine. Abbiamo già detto, stradetto, più che più ridetto non si può. Allora, adesso passiamo alla fase 2, quindi magari memore del primo esercizio che ci aveva fatto strusciare con la lavagna. E sì, cosa ci chiede qua? Ipotizzando che le variabili P ed H, e dopo andiamo a vedere qua se intanto mi ricopio il codice, siano allocati nei registri CPU, ricalca da quello che abbiamo sempre detto, e considerando unicamente la parte del programma evidenziata in grassetto, cioè questa qui, ok? Sì, allora, il grassetto sì, ah, qua è fatto un po' diverso come sottopunti. Stabilire quanti accessi memoriali le letture e scrittura vengono utilizzate per accedere i dati, non vanno protetti gli accessi alle istruzioni. Ok, allora andiamo quindi a farlo. Quindi ve lo ricopio da là. Allora, qua mi ricopio della parte solo in grassetto, intanto io ricopio tutto che così. Quindi P ed H erano in memoria, così diceva il testo dell'esercizio. Ok, allora andiamo a fare quindi la parte 2, 2 o 2A, visto che diciamo il punto 2 viene rispettato in più parti. Allora, qui cos'è che andiamo a vedere? Solo della parte in grassetto, quindi tutta questa roba qua sopra non ci interessa, quindi diventa un po' più facile anche l'analisi. Allora, P ed H, la prima parte abbiamo un pH, P uguale a H, che è la parte di inizializzazione al ciclo for che viene usata una sola volta in lettura, perché voi avete, leggete H, quindi volendo potremmo scrivere solo H, vabbè, metto, ma poi anche vai a scrivere, una volta leggi H, poi una volta scrivi P, quindi una sola volta in scrittura. Come funziona il ciclo for, lì è il campo di inizializzazione. Poi qua cosa avete? Andate a confrontare, vi a leggere per n volte il P diverso da n, d'accordo? Ma P, quindi P diverso da n, adesso qua c'è n, potrebbe essere vista come istruzione, boh, sogno anch'io se dirla, non dirla, qua però c'avete P. Leggete P, non leggete NAL, però NAL è una macro definita standard IO, quindi io direi che la lettura di P comunque viene fatta, d'accordo? Allora, la lunghezza quindi è 100.000, perché vi ricordo che si cicla per 100.000, d'accordo? Quindi qua avete un 10 alla 5 letture, va bene? Poi avete anche questa qua, che è il campo di incremento. Se volete, adesso dai, lo spezziamo. P.next, questo 10 alla 5 letture. Però ci avete anche P uguale. Quindi quel P uguale P.next. Quindi left value, 10 alla 5 scritture. D'accordo? Poi andiamo a vedere qua. P per V. Quindi questo qua, 10 alla 5 letture. E poi P. Puntato B, 10 alla 5, scritture. D'accordo?
e i conti forse tornano, dico forse, qui. Allora, andiamo a vedere, quindi mettiamo un po' tutto insieme, numero letture. Numero letture, non mi ricordo, allora la scritta, letture, 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 quindi 3 per 10 alla 5, letture. Rivifichiamo, quindi 3 per 10 alla 5 letture più una lettura, ok? Adesso 10 alla 5, vabbè, possiamo lasciarlo così, dai. Se fosse 10, di scrivere 0,3 mega letture mi fa un po' schifo, devo dire sinceramente, non è che sia il massimo della vita, se no possiamo scrivere 300 kg letture, lasciamo così e basta. Numero, poi scrittura. Numero scritture e va bene, abbiamo la solita più 1 scrittura, che è questa qui. Poi quante volte vado a scrivere? 10 alla 5, 2 per 10 alla 5, eccolo qua, verifichiamo che non perdo pezzi, 1, 2, ok, facciamo il totale, il totale, quindi 10 alla 5, abbiamo 5 per 10 alla 5 più 2 letture, d'accordo? Penso che fino a qui non ci piove, dopo potete, se volete scriverla, la scriviamo per bene, facciamo 502.000 letture, come mi viene a dire, la faccio, ecco qua, no, tiratemi via queste letture eccessive. Se volete, scrivetelo così, insomma, fate un po' come più vi aggrada. Ok? Andiamo indietro a vedere, quindi il totale ce l'abbiamo. Punto, vabbè, questo qua era 2A, questo 2B e poi 2C. Vediamo un po' cosa abbiamo. Si definisce come località del programma per i dati, numero di accessi alla stessa pagina, il rapporto, chiedo scusa, tra numero di accessi alla stessa pagina, vediamo adesso diviso per un totale di accessi, si calcola quindi la località della parte del programma proposta, quindi quella sempre in grassetto. Quindi nessun problema, mi rimetto di là e andiamo in un'altra pagina. Vabbè, sì, qui ho fatto su un bel pasticcio. La cancello un po', no? Allora, qui facciamo una cosa, mi copio tutto, dai, tanto. Funzionerà? Oh, che bellezza. Ok. Allora, adesso qua, questo è un bel esercizio, perché uno dice, cavolo, c'è tutti i puntatori, andare a capire dove va a puntare, qua può cominciare veramente ad essere brigoso, ma la ricerca della località, quindi il punto 2B, quindi la ricerca della località è brigosa, avete i puntatori, mentre negli altri esercizi avevate matrice o della matrice o dell'array, che quindi diceva esattamente a quale riga, che quindi sapevate capire se la pagina era la stessa o no, quindi c'era avvicendamento oppure riferimento alla medesima pagina, qua rischiate veramente di fare un po' più di confusione con i puntatori. Beh, nessun problema però. Perché se mi viene brigoso calcolare la località, chissà che colpo di fortuna, senza indossare la sacra armatura, mi è più facile calcolare la non località. Io vi ricordo, come abbiamo detto parecchie volte, L, quindi per me la località, il numero di riferimenti alla stessa pagina diviso gli accessi totali è L, la non località, sì, va, buonanotte, lo scrivo così però, allora non loc, ecco, insomma, veramente una confusione, è il reciproco è la parte, diciamo, che manca per la 1, mi ricordo la località, valore compreso tra 0 e 1, 0 minore uguale di L minore uguale a 1, un po' come la probabilità, d'accordo? Ma l'abbiamo già visto. Allora, qua quante pagine abbiamo? Numero di pagine sono 783, d'accordo? Quindi questa qua è abbastanza importante. E nel testo mi pare che all'inizio si faceva un'ipotesi che c'era già, andiamo a vedere, non mi ricordo più. Qua si diceva che le allora,
corrispondente del programma visualizzato sia contenuta in una sola pagina. Si supponga al fine chiamata malware, però mi pare che non dica niente. Noto mai che le istruzioni codice malware corrispondenti al frammento del programma visualizzato siano contenute in una sola pagina. Allora, anche qua io farei un'ipotesi, siano contenute, vuol dire che probabilmente la pagina è già presente in memoria, d'accordo? Quindi una e c'è già, io la interpreto così, però ripeto, cosa migliore è scrivere, uno fa un'ipotesi, dal testo si evince, si suppone, che d'altronde magari non tutti ragioniamo allo stesso modo, uno può dire dal testo una pagina del 783 è già presente. D'accordo? Quindi quanti avvicendamenti siamo sfigati possiamo andare a fare? Ma se avete 783 pagine, una l'ho supposta già è presente, quindi il numero di avvicendamenti, caso peggiore, devo leggere il caso, è 783 meno 1, cioè 782. Ok? Quindi questo è abbastanza importante. E quindi adesso ho il valore per poter calcolare la non località, quindi la non loc, e speriamo che sia più facile, è 1 meno, vabbè, attenzione, allora facciamo così, non faccio 1 meno perché sennò se facessi così avrei bisogno di questo parametro, che è quello un po' incasinato. Allora, io lo scrivo numero avvicendamenti, che è uguale a numero avvicendamenti, ok, diviso numero totale, la stessa formula è qua. Quindi 782 diviso quel 500.002, che adesso andiamoci a la calcolatrice, cosa dice? Non ho più pallida idea di che valore possa uscire da qua, 782 diviso 500, allora, sì, però mi abbiamo da simbolico, ma proprio roba da che calcolatrici della domenica, ecco, mamma mia, vecchie calcolatrici, un piango ai vecchi calcolatrici, oh, ecco la vecchia Sharp, non tradisce mai. Allora, non mi ricordo più, 782 diviso, cavolo, verrà fuori qua, viene fuori un valore veramente molto basso, 0, vabbè, intuibile, 00 15, 60 mettiamo anche il 6, vabbè, 0.00156. Ok? Allora, qui, quindi la località è 1 meno 0.00156. Alias, spegniamo con l'altra che è quasi una fatta scientifica, che ci vuole una settimana solo per fare due conti. La località è qua 0.99. 8.4, vabbè, più che sufficiente. Ecco, questo trucchetto qua siamo riusciti un po' a, tra virgolette, a risolvere il problemino. Allora, non è finito, vediamo cosa ti deve ancora l'esercizio, però siamo mai addirittura d'arrivo. Allora, calcolare il numero di page full generati dal programma proposto, sapendo che siano allocati presso 5 frame, di cui uno già utilizzato già dall'inizio per le istruzioni. Vabbè, qua il solito discorso, poi ad ogni allocazione consideriamo quel blocco di istruzioni, visto che c'è un'altra località, io lo considero sempre lì fisso, però uno può fare altre ipotesi, l'importante è che motivate la vostra scelta, quel motivare la risposta, vuol dire perché lo faresti? Allora, mi ricordo più adesso 2C, ma quello di prima era il 2B, questo era 2B, 2C, allora il numero di avvicendamenti abbiamo detto 782, quindi d'accordo, di cui uno è già presente, d'accordo, 782, molto, quindi abbiamo 700, in questo caso qua, uno l'abbiamo già tolto perché è presente, quindi 782 page fault. E frena, come erano 5, mi pare una di istruzioni, str, P1, P2, P3 e P4. Poi qua, ancora istruzioni, qua lo ipotizzate voi. Se volete togliergli questo,
Qua si potrebbe anche toglierlo, però, volendo, si poteva anche volendo anche negli altri anche toglierlo, vabbè, uno può fare un'ipotesi, perché se noi lasciamo questo qua, forse non ricordo più cosa abbiamo fatto nelle altre volte, perché se lasciamo più non è più meno uno, come abbiamo fatto, ad ogni passata devi toglierlo, eh. Allora io lascio 7,82, scusate, forse l'altra volta non c'ho, non mi sono sforzato più di tanto. Per pigrizia, già, tutto questo palcoscenico, diciamo, rischio la scomunica dal priorato di Sion, ecco, quindi tiriamo via l'istruzione, basta che lo facciamo, basta che lo scrivete, motivare la risposta vuol dire tolgo anche una volta i 5 frame allocati, anche perché c'è l'LRU, una cosa che forse nell'altra volta non abbiamo posto ma molta attenzione, c'è l'LRU. L'LRU cos'è che va a togliere? Va a togliere la pagina che è dentro da più tempo, d'accordo? E di conseguenza anche le istruzioni vanno tolte. Quindi in effetti la scorsa volta non era proprio corretto quello che ho fatto, nel senso che ho lasciato dentro le istruzioni, innanzitutto il conto che non veniva giusto, perché se, non è solo meno 1, è come tu avessi 4 frame ogni volta. E poi c'è l'LRU, l'LRU la va a togliere, tira via quella, che ci piaccia o non ci piaccia, località o non località, la tira via. Infatti uno dei problemi dell'LRU è che magari una pagina è dentro da molto tempo, perché può anche essere che venga utilizzata spesso, d'accordo? Quindi qua lasciamo 7,82, questo qua va bene, infatti l'altra volta non te l'avevo suonato, il panico anch'io, per modo di dire, il panico. Diciamo, fa caldo anche per me, diciamo, le domeniche. Il caldo della domenica, lo sento anch'io. Guardate che ti ragioni, insomma. Qui sono esercizi che dopo un po' sono meccanici, una volta che uno ha trovato la chiave. D'accordo. Mi scuso per la questione dell'R, non ci avevo pensato. Tra l'altro, non avendo anche il testo sotto, io parte dell'esercizio me lo dimentico, questo lo dico per giustificarmi, ci mancherebbe. Va bene, direi che con questo abbiamo chiuso, abbiamo visto una panoramica di per sé gli esercizi, sempre la stessa cosa. D'accordo, ci vediamo al prossimo incontro.